Oggi prende il via Movember in Morbegno. Cosa proponete alla città quest'anno? Movember è un'associazione che nasce nel 2013 e cavalca l'onda di un movimento internazionale nato in Australia. Associa la parola November, quindi novembre, con la parola moustache, ovvero baffi. E con i nostri baffi vogliamo sensibilizzare sui tumori maschili, quindi con il mese azzurro. Durante il mese proponiamo degli aperitivi a tema baffuto tutti i venerdì in alcuni locali di Morbegno e c'è la possibilità per gli uomini dai 49 ai 70 anni di prenotare gratuitamente un prelievo del sangue per misurare il valore del PSA, che è indice appunto del tumore alla prostata. Inoltre, alla casetta, che si troverà per tutti i sabati mattina in via Nani di fronte alla Banca Intesa, potrete acquistare, facendo una piccola donazione, i nostri gadget, quindi le t-shirt, i cappellini e delle fantastiche sacche sport. Per le strade di Morbegno si corre la Mo Running. È stato fantastico, dopo un po' di giornate di brutto tempo è finalmente uscito il sole e siamo stati tantissimi. Non ci aspettavamo tutta questa affluenza di persone, siamo arrivati a più di 250 persone. Hanno partecipato tutte con il sorriso, alcune si sono fatti i baffi, altre se lo sono disegnate e per noi è sempre stato un gran successo. Oltre alla vostra associazione sono coinvolte anche altre realtà locali? Sì, partecipano con i loro gazebi l'Avis, l'Aido e altre associazioni che comunque promuovono altre forme di sensibilizzazione, di prevenzione, e per noi avere il loro appoggio è comunque fondamentale. Tra l'altro noi ci appoggiamo costantemente alla LILT e che ci dà sempre supporto costante. È bello oggi essere qui in tanti a sostenere questa iniziativa, questo mese di prevenzione dedicato in modo particolare agli uomini, poiché la conciliazione tra lo sport e la prevenzione vuol dire benessere, vuol dire salute. Anche le amministrazioni sono qui oggi, siamo qui in tanti proprio per presentare questa vicinanza a tutti questi volontari, ma soprattutto a tutti coloro che soffrono di queste patologie.